Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video qui al Monopoly Soft Air di Reggio Emilia. Sì, ho aggiunto una piccola parte all'inizio per variare. Come avete letto dal titolo, oggi parliamo dei Merrell, un'alternativa a l'Oua. Chi ci segue da un po' sa che noi adoriamo l'Oua, indossiamo l'Oua, facciamo l'amore con il sapore di l'Oua, ma oggi vogliamo parlare di una scarpa un pochino diversa con caratteristiche molto interessanti. Prima però, sigla! È un'ottimissima idea. Il nuovo video War si caga addosso. I Merrell. Perché ci porti i Merrell? Perché dopo anni che ci parli esclusivamente di l'Oua, ci hai fatto una testa così dei l'Oua, ci porti i Merrell? Vi porto i Merrell perché, come ho sempre detto, benché l'Oua abbia delle caratteristiche che per me sono fenomenali, soprattutto per noi che giochiamo a soft air, ha innegabilmente anche delle flaws, che in italiano si traduce con questo qui. Ovvero i tre problemi principali che ha l'Oua e che ho, ripeto, sempre detto. Parlo ovviamente del modello Zephyr GTX. Poi gli altri ovviamente ce ne sono alcuni di più, alcuni di meno, bla bla bla. Lo Zephyr GTX, che è quello che utilizziamo spesso noi, che abbiamo fatto vedere in un sacco di video, che trovate comunque linkato in descrizione perché è un grandissimo scarpone, tende ad avere i seguenti tre problemi. 1. La suola dei l'Oua non è in Vibram, quindi non è antiperforazione. 2. Coi l'Oua si scivola. Il carro armato dei l'Oua non è fatto in modo tale da avere un grip abbastanza solido, che non vuol dire che non ha grip, ovviamente, da permetterci di dire sto sicuro indipendentemente da dove cammini. Non ho capito non solo l'italiano. 3. Problema forse minore, ma lo stesso tempo per alcuni maggiore dei l'Oua, è che essendo in pelle di camoscio, bellissimo, interni, in radica di noce, si rovina. A lungo andare purtroppo è uno stivale che si va a rovinare, bisogna starci dietro, bisogna pulire in un determinato modo. I miei neri purtroppo gli ho dato una lavata con una spugna sbagliata e sono rimasti leggermente macchiati, anche se poi l'Oua ti vende tutti i suoi cazzilli, i suoi prodotti per fare la pulizia degli interni. Dovete sta zitti, però porcaccio, ti tiro uno scarpone. Ecco che quindi entrano in gioco i Merrell. I Merrell risolvono questi tre problemi che abbiamo sempre avuto con l'Oua, ovvero hanno un carro armato da 5 cm, standard tra l'altro militare, che vi permette di avere un grip incredibile, potete scalare le montagne orizzontalmente. O era verticale così? Così era verticale. Avete una suola in Vibram, che quindi è antiperforazione, quindi se mettete il piede sopra uno spuntone acuminato cosparso di escrementi non vi forate il piede. E soprattutto è composto di una serie di materiali, gomme, pelli, che gli permette di essere un pochino più spartano, quindi di poter essere maltrattato un pochino di più. E poi per essere pulito in maniera un pochino più semplice. Non avendo la pelle di camoscio, infatti, fate abbastanza presto e lo scarpone si va a rovinare molto meno. Un altro paio di cose molto interessanti dello scarpone sono, prima di tutto, il sistema cerniera. Questo sistema qui, che ovviamente voi tirate giù e aprite, vi permette di non dover andare a slacciare per forza lo scarpone ogni volta che ve lo dovete togliere, ma semplicemente andate ad aprire lateralmente e poi lo andate a richiudere. Chiaro che questa cosa non è proprio una scienza esatta, quindi comunque servirebbe andarlo a stringere successivamente, però se magari volete riposare un attimo il piede e lo volete aprire, lo potete fare. Parlo di riposare il piede perché, per quanto il Merrell abbia delle caratteristiche in più, la grande faida tra chi ama l'Oua e chi ama Merrell c'è, ed è importante dire il perché. Oltre a questi tre esempi che io vi ho fatto del perché Merrell da un certo punto di vista supera l'Oua, c'è da dire che il Merrell è uno scarpone molto più militare di l'Oua e pertanto, avendo anche la sua antiperforazione eccetera eccetera, tende ad essere meno comodo rispetto ai l'Oua. Infatti tendenzialmente questo è perfetto perché ha il piede un pochino più stretto. Chi invece ha le pedane da papera come me e War tende a preferire l'Oua, ma è innegabile che una volta che si vanno ad ammorbidire possano arrivare ad una comodità vagamente simile all'Oua, vagamente. Questa è una cosa su cui non transigo, come a scuola, con la maestra. Per chi se lo stesse chiedendo, sono completamente impermeabili, fin quando ovviamente l'acqua non entra sopra, per ovvi motivi. La cerniera non dà problemi perché sotto ha ovviamente una guaina di ritenzione per l'acqua. Voglio farvi vedere da vicino il carro armato di questa bellezza, perché è standard militare ed è veramente bello, delizioso. Anche da un punto di vista estetico la scarpa mi piace veramente tanto, ha un taglio un pochino più aggressivo, meno sinuoso rispetto ai l'Oua, come vedete c'è un misto di plastiche, filamenti e robe stupende. Ha tra l'altro un tallone rinforzato in modo tale che tenga il piede più in posizione rispetto ad altri, ha questa bellissima leccata qua dietro, molto molto carino. Comunque se non mi credete c'è scritto qua, guardate, waterproof.
Visto che le caratteristiche tecniche dello scarpone finiscono qui, a meno che non vogliate sapere la mezcla delle plastiche che ci sono all'interno della suola, che trovate comunque tutto linkato in descrizione nel caso vogliate approfondire, passiamo adesso a un discorso un pochino più personale, un pochino più di comodità, di opinione. Ovvero, mi piacciono questi scarponi, li preferisco a Lowa. Queste tre caratteristiche principali che effettivamente hanno più dei Lowa GTX, ripeto, quelli alti, i nostri. Allora, io personalmente continuo a preferire Lowa, principalmente perché sono più comodi. Ma il fatto che Lowa sia più comoda come scarpone ha i suoi lati negativi. Vedi la mancanza normalmente di una suola in Vibram. Vedi che si adattano principalmente a chi ha il piede molto largo piuttosto che chi ha un piede più sottile. E in generale tutti gli scarponi da esercito, quindi utilizzati da delle forze armate, tendono a sacrificare in qualsiasi caso la comodità per avere uno scarpone ovviamente che protegge. Vedi Merrell, che sì, sacrifica della comodità, ma offre una serie di caratteristiche in più. Trovo che per chi fa soft air entrambi vadano molto bene, dipende cosa volete sacrificare. C'è da dire ovviamente che Merrell dà una sicurezza a 180 gradi, che poi dovrebbero essere 360, ma come al solito terrò gli errori per far ridere. Lowa sacrifica un po' di questa sicurezza, ma ovviamente è un pochino più comoda. Per esempio Lowa è perfetto per le lunghe camminate in montagna, anche il Merrell lo è, però sacrificando un po' di quella comodità torniamo sempre lì. Onde evitare di diventare ridondante, terminerò con la solita arringa finale. Farò vedere solamente i piedi, solo i piedi. Questi sono i due scarponi messi a confronto. Ovviamente ho preso un destro e un sinistro per avere quest'idea perfetta. Lowa appare molto meno arrabbiato rispetto al Merrell, oltre che più corto, ma questo è perché sono due numeri diversi. Non mi venite a scrivere: ah, il Lowa è più corto, c'è meno materiale. Scammati. Sono due scarponi, ripeto, abbastanza differenti anche nel proprio stile. Personalmente trovo che Lowa sia sulle lunghe camminate un pochino più comodo, Merrell è sicuramente un pochino più scomodo, ma estremamente più resistente. Per quanto a resistenza a intemperie acqua si pongono sulla stessa linea, Merrell resiste un pochino meglio su lunghi periodi di tempo prima di dover essere cambiato, ma anche lui a un certo punto avverte il colpo del tempo che passa inesorabile. Trovo che Merrell sia perfetto se magari fate le guardie giurate, se dovete stare comunque in un contesto urbano, se magari giocate spesso in urbano dove ci può essere chiodi, travetti d'acciaio che possono venire fuori dal pavimento. Lowa invece tende ad essere un pochino più comodo Lowa tende ad essere un pochino più comodo invece per lunghe camminate, se soprattutto giocate in un boschivo, quindi il pericolo che ci sia un travetto che vi deve attraversare la suola del piede è limitato ovviamente, e quindi potete prendervela più sul comodo, e la comodità dovendo camminare tanto è la vostra priorità. Bene, io penso di avervi detto tutto quello che c'era da dire. Se vogliamo aprire dei dibattiti costruttivi nei commenti su qual è il vostro scarpone preferito e perché proprio il Solomon, non hai citato il Solomon, sei una testa di... Il Solomon è il migliore scarpone mai creato. Fatemelo sapere sempre nei commenti, ne possiamo parlare, disquisire e raccontarci avventure di vite passate. Vi ricordo di guardare in descrizione perché trovate sia i link dei Lowa che dei Merrell, quindi avete il modo di vedere, paragonare e farvi un'idea da voi, perché io sono qui per dare la mia opinione. Vi ricordo tra l'altro che c'è sia TikTok che Instagram. Sì, TikTok. Siamo su TikTok, stiamo facendo dei numeri che sono fuori di testa su TikTok, quindi veniteci a trovare perché pubblichiamo una marea di contenuti stupidi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me in questo mutevole sabato. Vi ricordo di scrivere, mettere like e iscrivervi al canale e soprattutto condividere il video con tutti i vostri amici e anche con quelli che vi stanno sul capo. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry! Non ridere.